Se ami il caffè ed il cioccolato, non puoi perderti questa crostata morbida perfetta come dolce di fine pasto o per la colazione. Inizia con il rompere le uova a temperatura ambiente all'interno della ciotola della planetaria con lo zucchero e monta alla massima velocità per una decina di minuti. Poi inserisci a filo gli ingredienti liquidi, olio, latte e caffè. Amalgama per qualche secondo, dopodiché passa ad aggiungere farina e lievito setacciati. A questo punto l'impasto della base è pronto per essere trasferito in uno stampo furbo da 24 cm per crostata, imburrato e cosparso di cacao amaro o farina. E cuocilo nel forno preriscaldato a 170 gradi per 25-30 minuti. Nel frattempo prepara la ganache al cioccolato, che farà da ripieno. Sciogli il cioccolato fondente ed unisci una parte di panna liquida già zuccherata monta la restante panna ed incorpora con movimenti dal basso verso l'alto per non farla smontare. Bagna la superficie della crostata con caffè o acqua e caffè oppure con acqua e Baileys e decora con ciuffetti di ganache al cioccolato. Non so te, ma io ed il cioccolato siamo una cosa sola. Mi ci tufferei dentro e questa crostata è veramente stragolosa. Cosa aspetti a prepararla anche tu? Fammi sapere se la proverai e scrivimi cosa ne pensi attraverso un commentino. Ricordati anche di condividere sui tuoi social se il video ti è piaciuto. A presto!